Inutile cercare il suo volto tra quello dei pellegrini che stamane sono partiti a bordo del treno bianco diretto a Lourdes. Alcuni lo hanno fatto per il 30° anno consecutivo. Non c'erano i suoi occhi tra quelli colmi di speranza degli ammalati che si sono affidati alle cure dei volontari della Pia Unione per portare il loro carico di sofferenza dall'Agro sino alla grotta di Massabielle, nell'anno in cui la Puax di Pagani celebra il 40° anniversario di pellegrinaggio in terra francese. Non c'era fisicamente, eppure forte e chiara era la presenza all'alba di oggi lì, sui binari della stazione di Nocera Inferiore, di Diego De Pascale, giovane e brillante avvocato recentemente stroncato da un male che non solo non gli ha lasciato scampo, ma gli ha inflitto una lunga ed atroce sofferenza. 2 mesi prima di andarsene, Diego aveva espresso il desiderio di andare a Lourdes, tra i Pirenei, dove la Vergine Immacolata si era rivelata la piccola Bernadette. Non ne ha avuto il tempo. Abbiamo organizzato una veglia di preghiera in questi giorni per prepararci meglio a questo pellegrinaggio, il 40° dell'associazione. Il tema di questa veglia era il cielo in una grotta e non ho potuto fare a meno di ricordare Diego, il nostro amico, il quale desiderava essere lì alla grotta. 2 o 3 mesi fa mi aveva anche confidato che aveva sognato Lourdes e che lui era sotto la grotta, e io lo ricordo lì, anzi lo vedrò lì alla grotta, perché Diego è in cielo e il cielo è nella grotta di Lourdes. È partito alle 5.30 di questa mattina dunque il treno della speranza, diretto in quell'angolo di paradiso che è Lourdes. È partito con i suoi volontari, i suoi pellegrini, i suoi ammalati, con a bordo anche il vescovo diocesano, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Giudice. È partito accompagnato dalle emozioni di sempre, dalla commozione che non manca tra chi parte e chi invece resta, sperando che preghiere ed attese possano correre veloci lungo le rotaie fino a Lourdes, fino al GAV, il fiume che non fa rumore, fino a quella grotta che suscita nostalgia per sempre nel cuore, nella mente, negli occhi di chi almeno una volta è riuscito ad esserci. Siamo con noi in questo 40° anniversario, 400 persone, però sicuramente portiamo tutta la diocesi, in modo particolare gli ammalati, i sofferenti, e andiamo a chiedere alla Madonna non solo la guarigione fisica, ma innanzitutto la guarigione spirituale dell'anima, perché la terra dell'Agro, come ho detto più di una volta in questo tempo, possa riprendere la sua anima e possa essere segno di riconciliazione e di pace. È un'emozione sempre nuova ogni anno. Quello che noi chiediamo è di avere questa grande forza, innanzitutto dato i disagi che di prima mattina, ma più che disagi forse è meglio dare il caldo, però festeggiamo con gioia questo pellegrinaggio perché sono 40 anni e festeggiare 40 anni è una gioia, perché si affacciano nella mente tutti i ricordi e tra quante persone sono passate, e un grazie a tutti quanti, a quelli che sono presenti, a quelli che non sono potuti venire e a quanti ci accompagnano dal cielo in questo nostro 40° pellegrinaggio, e a tutti assicuriamo una preghiera alla Madonna. Ciao Renato! Ciao Renato! Si parte!